cari amici, anche questa sera faremo la consueta rassegna stampa, molto rapida, perché vogliamo fare le cose rapide e lanciare soltanto alcuni flash che però dovrebbero servire e aiutare i nostri amici a ragionare. La prima cosa che vogliamo far vedere è questa. Questo è un articolo di una prestigiosa rivista che si chiama, se l'abbiamo qui, Libero Pensiero. Vi leggo la frase iniziale perché è molto importante. L'immagine del piccolo curdo morto, riverso sulla sabbia, le braccia abbandonate lungo il corpicino ben vestito, nella sua maglietta rossa e i calzoncini blu, è diventato il simbolo del dovere alla solidarietà verso i profughi in fuga dalla Siria, ma fa riflettere anche sulla responsabilità di un'Europa che è più preoccupata di fare affari con i governi islamici, poco si è curata delle guerre da essi scatenate nella ricerca di supremazia in Medio Oriente, di cui la Siria costituisce snodo fondamentale di controllo anche per l'ISIS. Allora, intanto non sono bande di sbandati islamici che vogliono controllare la Siria, ma il mondo occidentalista e soprattutto la CIA, di cui è una pedina fondamentale Hillary Clinton, che ha scatenato tutta una serie di guerre civili a scopo di dominio. È il mondo occidentale, è Israele, e sono gli Stati Uniti che hanno pagato queste torme di mascalzoni anche con i soldi dell'Arabia Saudita. Questa situazione si risolverà malamente per tutti e per intero Occidente, perché le stanno buscando di brutto. Diciamo, proprio adesso mi è venuto in mente. Il progetto gli è riuscito male. Esatto. Mi è venuto... E non è l'ultimo dei progetti che gli riuscirà male. E la cosa mi è venuta in mente, poi la affronteremo anche dal punto di vista geopolitico, abbiamo tante cose da fare, da questo punto di vista lo dobbiamo dire, mi è venuta in mente quella sacca che hanno dovuto subire i tedeschi a Stalingrado, quando volendo persistere nella loro avanzata si sono ritrovati poi praticamente circondati proprio a Stalingrado, grazie ovviamente alle difese del popolo russo, che a Stalingrado Un milione di civili morti a Stalingrado, civili combattenti, stabile, come in Siria adesso. Esatto, stabile, dietro stabile, hanno tenuto duro finché poi è avvenuto la fine, disgraziatamente anche per noi, perché la sconfitta feroce che hanno subito i tedeschi a Stalingrado si è ripercorsa anche sulle nostre truppe, con quello che sappiamo. Non è quello che volevo dire, perché quello che in questo momento mi interessava sottolineare è come in questo attacco forsennato dell'Occidente e dei suoi servi nei confronti delle linee di difesa che non sono solo la Russia, è che tutto il mondo eurasiatico che si difende contro l'attacco in termini geopolitici da parte del mare, delle potenze marine. Ma gli dice male, perché per esempio Viktor Orban l'altro ieri ha siglato un trattato di intesa con la Russia a scapito dell'Unione Europea e della NATO. Esattamente. E voglio vedere cosa fanno adesso, oltre alcune imprecazioni che abbiamo visto qua e là, capito? Orban è poco affidabile, perché l'Austria no, l'Austria è un paese civilissimo. Assolutamente. E allora diciamo le cose come stanno. Ma quello che mi interessava sottolineare invece è l'emotività di queste fotografie. Allora, cari amici, e a questo punto su questa il cosa pietismo vorace, non verace, esatto, vorace. Su queste cose qui al momento la chiudiamo. Vi invito soltanto, cari amici, a vedere quali sono le immagini di questi migranti che vi fanno vedere in televisione. Si vedono sempre dei balconi carichi fino all'inverosimile di questi migranti,
tali barconi e molto si riescono a fare 200 metri in mare, perché è probabile che qualcuno non con sappia... una piccola mareggiata già vanno giù. Esattamente. Allora, vedete come è stato studiato bene? È vero. Quelli sono talmente pieni, tant'è vero che ci muoiono pure i bambini. Allora noi diciamo a questi nostri amici, ricordatevi che sopra le nostre teste e soprattutto sopra il mare Mediterraneo volteggiano miriadi di satelliti, droni e quant'altro, capaci di filmare e colpire anche con la precisione di un metro oramai. Sì, ma quindi diciamo, mettiamo un metro, la precisione è anche inferiore, ma diciamo un metro, è inferiore, non la precisione, è il metraggio inferiore. E siccome vedono tutto, non si riesce a capire per quale ragione in televisione ci fanno solo vedere quando questi stanno attraccando. Allora, sanno tutto fin da dove partono. No, ma li vanno proprio a prendere, bisogna dire la verità. Ma non li vanno nemmeno a prendere. Vanno a prendere appena fuori delle acque territoriali. Sono dei falsi, sono sistematicamente dei falsi. E su questo anche, invito i nostri amici... Ma c'è qualcuno che arriva ogni tanto. Quelli che interessano a loro, quelli che servono a loro per speculare su di loro, come per nostra fortuna... Perché il diavolo fa i coperchi, ma non fa i coperchi. E allora tutto il giro speculativo attorno ai migranti che vede coinvolti le cooperative cattoliche, gli alberghi dopo, perché ci sono degli alberghi poveracci che danno quattro soldi. Sta bene. Ma soprattutto quella che viene chiamata mafia romana. Il prefetto di Trento, di Trieste, ieri ha detto che requisiremo le case dei privati sfitte. Te, col cazzo requisisci. Vai a requisire casa tua. Non solo, aspetta. Vai a requisire le scuole cattoliche, le chiese, i conventi, tutti smessi, dove non c'è più nessuno, che nessuno ci crede più, nessuno più si fa frate, nemmeno le monache si fanno più monache, capito? Ricordatevelo bene, dalle Filippine le vanno a prendere. Le vanno a prendere nelle Filippine, che poveracci muoiono di fame. Dice loro: almeno se magna. Che carino. Vabbè, e questo l'abbiamo detto. E questo è uno. Poi abbiamo un altro, ed è questo qui. E questo è l'ultimo numero di Altro Consumo. Allora, su Altro Consumo c'è una bella paginetta che riguarda sia le banche che un bel libro che ci sentiamo di consigliare, che è presentato qui. Il libro è edito da un editore molto noto, Chiare Lettere. Il libro si chiama Io vi accuso, è facilmente reperibile, costa anche pochissimo, 14 euro. Scrive la redazione di Altro Consumo: ne consigliamo la lettura perché l'ex manager bancario Vincenzo Imperatore racconta cosa succede dietro lo sportello a spese delle famiglie e delle piccole imprese. Spiega anche come si può fare a meno delle banche. Perché vi ho fatto vedere questo? Perché non è vero che ci siano solo alcune banche che sono governate da truffatori, ladri, delinquenti e assassini. A cominciare dalla famiglia Boschi, te la consiglio. A cominciare dalla figlia per arrivare fino al nonno. Vogliamo parlare della famiglia Sella? No, ma lasciamo stare. Ma almeno Sella è stato un grande dell'Italia, della destra post risorgimentale. Certo. Allora, tutte le banche fregano, capito cari amici? Tutte le banche fregano. Anche quella etica. Anche quella etica. Che di etico non c'è niente, ovviamente. Sì, ovviamente. Però. Anche perché per fare banca in Italia devi aderire e osservare attentissimamente il testo unico bancario, e se non lo fai non ti ci fanno diventare banca. Allora, e poi dopo non ti ci fanno rimanere banca, al contrario di quello che è successo con Etruria, Carife, eccetera eccetera. Allora, quindi questo sta a dire che di banche etiche o di banche onorevoli non ce n'è una. Banca etica è solo meno truffatrice delle altre,
E siccome altre sono truffatrici al 150%, tra l'altro se tu vai oggi in banca e incominci a digrignare un po' i denti e vedi che c'è della gente che, capito, si accomoda, trova degli accordi, finalmente hanno avuto l'ordine di non provocare ulteriormente il cliente, capito, che già sta sotto la spada di Damocle, che gli stanno portando via pure i soldi, che è un atto assolutamente assurdo, impensabile fino a 5 anni fa, ti portano via i soldi come cliente, coinvolgendoti nel fallimento in cui tu sei parte lesa. Esattamente. Allora, sai, a questo punto presentarci con un bazooka è l'oggetto, è la manifestazione più strumentale possibile. Sì, è possibile, un bazooka, dice, ma c'era quello che l'hanno filmato che andava tranquillamente in giro col fucile, no? Poi si è dimostrato che era falso, ma intanto andava in giro col fucile. Questa invece è un'altra pregevole rivista che si chiama Bestiario e dal quale vogliamo trarre una piccola parte di un articolo. L'italianità perciò è solo un oggetto del linguaggio che non si riferisce più a un processo storico che per anni ha partorito con tanta frequenza il genio italiano, ma un marchio registrato, monopolio del governo che lo strumentalizza al fine di promuovere politiche che di italico non hanno nulla. Potremmo chiamarlo Italian washing, l'uso improprio dell'italianità, fossilizzata in un brand, esaltata sul piano sovrastrutturale e smantellata. Diciamo che cos'è un brand per gli amici, che un po' di inglesismo ormai diffuso c'è, ma brand significa marchio, è una parola più utilizzata sul piano sovrastrutturale. No, ma il bello è che questo adesso intenzionalmente fa così, ma nella vita pubblica oramai, quando la lingua ufficiale è l'italiano, come noi abbiamo denunciato in una nostra denuncia, esatto, di un anno e mezzo o due fa, quando in tempi non sospetti abbiamo detto queste cose, questi signori utilizzano l'italiano, tipo il Job Act, tipo il MES, tipo l'ultimo che era la Spending Review e tutto il resto di puttanate varie. È illegale, non solo è inopportuno, ma illegale, incostituzionale, è chiaro. E invece questi signori qui, come se niente fosse, se ne strafottono anche di quello. E noi abbiamo denunciato appunto la lesione del diritto costituzionale. Prego. L'uso improprio dell'italianità, fossilizzata in un brand, esaltata sul piano sovrastrutturale e smantellata nella realtà dei fatti, violata da nord e sud. Così vediamo che la lotta alla speculazione edilizia ha finito per musealizzare i piccoli borghi e i centri storici ed ha trasformato le periferie in quartieri dormitorio. La cucina italiana, spettacolarizzata nei salotti televisivi, si riduce nella vita quotidiana ad un anonimo street food, che dietro la portata dal nome fettuccine della nonna, nasconde il lavoro di un magrebino sottopagato. Mentre la storytelling renziano è quello di un'Italia rinascimentale, viene approvato il trattato transatlantico mentre si dice no all'Europa delle banche. Gli istituti di credito popolari, garanti di un'economia solida e dello sviluppo territoriale, con il decreto sul governo societario sono diventate SPA, consegnandoci di fatto al credito europeo. Se gli Stati Uniti sono il faro della democrazia nel mondo, noi dobbiamo essere, a detta di Renzi, che come Bush ha fatto del chi non è con noi e contro di noi, il non detto della governabilità, il faro di civiltà e bellezza, una parola industria alla provincia dell'impero, sottoposta ad una economia di mercato integrale
che salvaguardi qualche tesoretto fasciato, lasciato in eredità dalla storia per far contenti gli ospiti stranieri. Mi sembra che questo articolo sia veramente significativo, no? Nella descrizione esatta di quello che è l'Italia. Poi faremo una piccola carrellata, IRPEF, perché resta la staccata. Ecco qui, noi abbiamo sul giornale Messaggero, perché resta la staccata. E qualcuno pensava che l'avrebbero tolto, ma insomma, tutti questi raccontano solo delle grandi cazzate. Perché? Perché ritengono il popolo italiano un popolo di idioti. Beh, non è che vanno molto lontano, eh. No, vabbè, tanto lo ritengono. Allora, qualora, capito, io mi trovassi a trattare con costoro, gli direi, vallo a dire a tua madre, a tua sorella e a tua suocera, no? Giusto? O eventualmente a tua moglie. Io a Renzi non gli direi per la moglie, perché non si capisce bene. Se è la moglie o il moglio. Sembra essere la moglie o il moglio. Ma questa è una questione che riguarda i transgender e non noi. L'altra cosa che leggiamo qui, Lungotevere Flaminio come l'isola del Giglio. Nel Lungotevere Flaminio ci sono delle porcate assolute che tutti vanno a vedere, no? Tanto sono porcate che praticamente è, tra l'altro è un articolo molto bello, vale la pena di leggere, e che sono appunto quel palazzo che è crollato per la malafede, l'incuria e la strafottenza di chi ci abitava, di uno o due che ci abitavano, che hanno segato dei pilastri, fregandosi esattamente di chiedere l'opinione agli esperti, e gli tecnici e il comune di Roma è stato il primo a fregarsene e andare a verificare come stavano le cose. Il business dei locali comunali, un negozio su due in subaffitto, ecco dove fanno i soldi lor signori. È bene che le persone lo sappiano, per pochi l'ho sentito dire da nessuno questa cosa. Praticamente che cosa succedeva e continua a succedere? L'amministrazione comunale, quella vera, non quelle superfetazioni ectoplasmatiche, anzi c'era uno che diceva sono ectoplasmi o fotoplasmi, perché sono persone che vengono fotografate ma non si sa chi sono. L'amministrazione comunale è in mano, non, come dicevo, ai politicanti che spendono soldi a parate per essere eletti, ma un sottobosco di trafficanti, delinquenti, puttanieri, entrepreneurs, stronzetti di quartiere e quant'altro, che sono quelli che gestiscono realmente la situazione romana. Una di queste consiste appunto nel affittare a pochissimo prezzo i locali del comune, di modo che quelli che li hanno affittati li possono subaffittare a cifre astronomiche a commercianti di vario genere. Debito e IRPEF affondano Roma, non lo diciamo noi. Debito e IRPEF, questi si sono mangiati l'anima degli mortacci loro e nessuno gli va a chiedere indietro i soldi. Però vengono a casa tua a chiederti i soldi a te. Ti mettono le tasse, ancorché illegali. Di tu quanti sono le mancanze degli introiti italiani dovute alla illegittimità delle cartelle delle tasse, dovute al fatto che coloro che firmano le cartelle sono illegittimi, non sono vincitori. No, a prescindere da questi vulnus già predeterminati dalla analisi dei vari tribunali italiani e sentenziati in infinite sentenze di ogni livello di ordine grado. Esatto. Ma soprattutto occorre mettere in chiaro che oramai sta emergendo la punta dell'iceberg che a questo punto ha considerato, valutato, stimato che a partire dal 2008, entrata in funzione della operatività di Equitalia, la stessa dal 2008 ad oggi ha prodotto circa 1.000 miliardi di euro di tasse non dovute, usurpative di diritto
andate in prescrizione, mai esistite e così via. Questo per dire la dimensione del fenomeno. È solo una, diciamo, prima parte evidenziata di tutte quelle che sono state, diciamo, analizzate in questi ultimi tempi. Questo è per raffrontare il parametro e dire che praticamente l'opera di Equitalia è una opera nefanda, perché su 1.000 miliardi di tasse non dovute comunque lo Stato riconosce l'agio alla stessa Equitalia, che prevede circa il 7% medio fra bonus e altri tipi di incentivi e promozioni, traguardi, del tutto illegittimo, perché non si può dare un premio su un'attività dello Stato o parastatale data in concessione, non è previsto. Qui stanno debordando contro ogni logica dello Stato sociale, travisando le leggi per portare tutto su un piano del consumismo, del capitalismo e del, diciamo, arrivismo smodato americano. Ecco, sì, in America comunque ci stanno attenti con le tasse. Certo, ma qui in Italia non c'è la regolamentazione e la legislazione adatta a questo tipo di regime. Noi viviamo in un regime socialista o di Stato sociale comunque, che invece è gestito in maniera manageriale di capitalistica. Quando tu mandi a casa una persona a chiederti dei soldi, non è autorizzato a chiederteli? Quello che è? Quello è un bandito, un estortore, certamente, un ricattatore, un gangster. C'è, ed è la stessa cosa che adesso vedremo qua, sì. Giustamente, gentilmente, l'amico Giorgio qualche giorno fa mi aveva dato questa documentazione, io purtroppo non l'ho letta, ma già dai primi passi che ho riscontrato qui mi è venuta in mente una cosa. Allora, qui bisogna fare un attimo, e questo vale per qualunque tipo di riferimento e parametro di analisi. Una cosa è il parametro della intollerabilità alimentare e una cosa è il parametro della beneficità dell'alimento che si va ad esaminare, cioè del tasso di velenosità all'interno di questo ingrediente. Alla vostra salute. Questo è vino casareccio Bono, quello fatto da mio cognato. E si sente. Allora, qui non c'è niente, c'è solo il vino e uva spremuta. Allora, qua posso cambiare un po' argomento? No, dai, poi dopo finiamo di qua. Allora, qui c'è un bellissimo... Fai vedere, sì, ecco. Una bellissima testata giornalistica che si chiama Il Test di Salvagente, che sicuramente conosce tutto il pubblico. E qui fa un'analisi sui spaghetti, i pericoli nel piatto. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio, perché ho avuto modo solo di dare una scorsa, parleremo in seguito, però dico come abbiamo valutato la qualità della pasta, qua dice l'esaminatore, e ha citato pure anche il laboratorio Maurizi, che è quello che ha fatto l'analisi a questi 15 tipi di pasta, a cui noi poi andremo dell'ordine dei chimici di Roma. Andremo a chiedere copia della documentazione che sicuramente è agli atti, perché poi faremo una querela proprio su questo, in integrazione di quella che già abbiamo fatto 2-3 mesi fa. La cosa importante da dire è, allora, qua analizza, fa tutta una serie di analisi e a un certo punto dice pesticidi. In 4 prodotti del nostro campione, Voiello, Barilla, Conad e Divella, è stata riscontrata la presenza di pesticidi in concentrazioni in ogni caso al di sotto dei limiti di legge. Limiti di legge? Ma che vuol dire limiti di legge? Che t'ammazza? Che stai male? Oppure che le due controparti, l'associazione dei pastai e lo Stato, si sono messi d'accordo su un parametro medio che potessero utilizzare economicamente valido, oppure che fa davvero male alla gente, ci muore? A monte c'è sempre, perché sono i limiti, vengono tracciati sulla base di trattative lunghe e serrate e tenendo conto parecchi parametri. Quindi soprattutto l'interesse economico della controparte. Esattamente. Prima che della salute dei cittadini. Quindi qua dice... i pesticidi utilizzati sono la cipermetrina, limite 2 mg per chilogrammo,
Il piperonil butossido, 20 mg per chilogrammo, e il pirimifos metile, 5 mg per chilogrammo. In due campioni, su quattro troviamo contemporaneamente due tipi, cioè bla 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 bla. Ma il discorso da fare è: se io mangio la pasta un giorno sì e un giorno no, mi fa male? Se la mangio un giorno a settimana, mi fa male? Se io mangio quattro volte al giorno e la stessa pasta, mi fa male? Su che base è considerato nocivo o non nocivo quel 20 mg, quel 5 mg o altro? Noi abbiamo fatto una denuncia due mesi fa perché io non posso più mangiare pasta e ho detto: ma è possibile che sono diventato così cadaverico che non riesco più a digerire una cosa che io mangiavo con soddisfazione, con grande nutrimento fino all'altro ieri, fino a qualche tempo fa? Che cosa è successo? Ho cambiato metabolismo? Sono diventato un'altra persona? Oppure ho raggiunto i parametri di saturazione oltre il quale continuare a ingerire questa roba qua mi avvelena e non è più una forma di intossicazione, ma un avvelenamento vero e proprio? Io ho fatto un'analisi, ho riscontrato che non mangiando più la pasta non ho più quei sintomi, non ho più ipertensione, non ho più difficoltà di digestione, non ho più senso di appesantimento alla testa, eccetera, eccetera, eccetera. Che vuol dire? Vuol dire che evidentemente è la pasta che mi fa male. Qualunque concentrazione di pesticidi o di altre porcherie ci sia dentro. Seguito. Allora, detto questo, e su questo argomento ci torneremo. Avevo già detto a Orazio che avremmo fatto un salto all'Ordine dei Chimici di Roma, al quale sono iscritto da svariati decenni, e quindi è vedere se ci sono i documenti ufficiali di queste cose, visto che ovviamente le analisi sono state fatte, quindi è probabile, e sono state ufficializzate perché sono state stampate su questa rivista, per vedere se c'è qualcos'altro. Chiudiamola qui con e finiamo questa rassegna stampa su questa cosetta che mi fa molto piacere di vedere. Unioni civili. Unioni civili. Ricordiamo che giovedì 25 febbraio alle ore 16 o 17, non ricordo bene, noi saremo alla Discoli come relatori. Nella sede dell'assemblea comunale. Sì, nella sala comunale dove si tengono l'udienza del consiglio comunale. E saremo nel centro di La Discoli. Saremo lì come relatori sul tema appunto gender o non gender. E per presentare il libro del nostro amico noto psicologo Raffaele Cavaliere, che ha recepito come base su cui appunto poggiare le argomentazioni del suo libro la nostra denuncia dell'anno scorso, del giugno dell'anno scorso, quando abbiamo denunciato il Ministero della Pubblica Istruzione e tutta la compagnia cantante in merito a quelle operazioni di insider trading che fecero all'epoca per infiltrare all'interno delle scuole le organizzazioni LGBT nel silenzio più assoluto e senza coinvolgere le organizzazioni dei genitori oltre di qualunque altro opinione politica e sociale. Allora, siccome lo scontro è in atto, ma era e continua a rimanere in atto tra due forze in gioco, diremo al momento opportuno che il progetto transgender è stato progettato negli anni 60. Io ho un libro nel quale c'è scritto appunto... Non a caso la cosiddetta rivoluzione dei figli dei fiori è del 1955-60. Ferlinghetti, Kerouac, eccetera, sono nati per le varie cose, all'utilizzo delle droghe, all'utilizzo della depravazione mentale e culturale e morale e sessuale e tutto quello che ne deriva. E su queste cose noi ci soffermeremo dettagliatamente, perché è bene che tutti i nostri amici lo sappiano, appunto che sappiano queste cose. Un amico che è andato su internet a cercare la voce Iron Mountain, che era il luogo dove si è riunito segretamente questa associazione che noi possiamo chiamare pre-Bilderberg, che aveva programmato appunto l'importanza di scatenare in continuazione le guerre e aveva anche programmato l'operazione transgender. E allora questo amico è andato a vedere
le voci, e le voci sono tante. Tra l'altro su Wikipedia ha trovato una cosa che mi ha garantito a questo punto che quello che viene scritto nel libro che io leggerò è relativo appunto alle decisioni prese dal gruppo di Iron Mountain e sono vere. E in questa nota, non a caso hanno scelto Iron Mountain perché il progetto è quello di avvantaggiare, a mio parere, tutto ciò che deriva dal silicio e dal ferro, e cioè utilizzare le menti artificiali e i corpi artificiali del ciber mondo, del ciberspazio, a danno della specie umana. Sì, può darsi benissimo che la sede a questo gruppo di opinione e di pressione sia stata appunto data da qualcuno di Iron Mountain che gli ha dato la sede gratis, ma capita così. Anche il Bilderberg è nato su pressioni di certi personaggi che fanno parte da molti decenni, se non da secoli, della elite economica europea, e si sono riuniti in un albergo che appunto si chiama Bilderberg per la prima volta. In ogni caso, che cosa volevi leggere qui? Casualmente. Glifosato, il Ramazzini propone uno studio indipendente. Ti immagini, lo stanno chiudendo. Allora, che cosa ha trovato scritto? Dice il libro che denuncia le decisioni del gruppo Iron Mountain è falso, come i savi anziani di Sion, come i protocolli degli anziani, tutti i complotti. Eh sì, appunto. Allora, no, allora, ma bello è questo che mi ha confermato che è vero. No, ma aspetta, ma continuano a chiamare complottisti quelli che avversano i complotti. Sì, appunto. Quando c'è della travisazione, la traslazione logica, semantica delle parole. Esattamente. E quindi i complottisti, ricordiamolo sempre, sono che sono quelli che fanno i complotti. Quindi quelli che hanno buttato giù le torri gemelle, per esempio. Esattamente. O quelli che hanno messo in atto il Pearl Harbor, o San Pablo, eccetera, eccetera. Esattamente. Allora, unioni civili, tutto rinviato, ma Renzi la legge si farà. Allora, questa è bellissima come frase, perché intanto hanno rinviato, perché quello scontro di potere fra il potere clericale e il potere di questi signori che io faccio risalire appunto al gruppo Bilderberg, o alias al gruppo Iron Mountain, lo scontro in atto vede vincente il potere clericale. Perché? Perché il potere clericale non accetterà mai che sotto il suo naso, cioè sotto il naso delle sedi apostoliche e soprattutto di San Pietro, venga votata una legge, non perché è una legge antiumana, ma perché è una legge che va contro le esigenze, gli interessi, l'ideologia del clero. E che è una cosa ben diversa. Della favola del clero, diciamo. Sì, della favola. Ecco. Lo scontro non è, cari amici, di carattere ideologico, ma semplicemente di uno scontro di potere. Potere è uno scontro di potere, per cui siccome io ho detto una certa cosa e tu invece vuoi fare il contrario, io non ti permetto di farlo. L'altra cosa che mi diverte moltissimo è questa frase qui. Dice il tormento della Cirinà, la Cirinà è tormentata. Cosa credeva? È una donna che sono 30 anni. Una donnina, una donnetta. Che siede negli scranni del cosiddetta rappresentanza popolare, del comune di Roma. Non ha niente di popolare lei. Comune di Roma, vabbè, è una radical chic da sempre, no? E adesso al Senato, immagini, è una senatrice. E allora dice io me ne vado, come Renzi. Renzi dice se non facciamo le cose me ne vado e vattene, no, vaffanculo. Allora, truffa sulle case dei disabili, queste sono le cose vere, cari amici, e per fortuna che vengono fuori, le persone non sanno di che si tratta. Allora, c'è, io lo so perché sono incappato, e chi me lo chiederà gli racconterò tutta la storia. È una storia molto lunga, che vede associati un'associazione a delinquere di democristiani e socialisti che gestivano all'epoca, che credo che gestiscono ancora oggi, l'IPAB, che è l'istituto
per i non vedenti, che è proprietario di una marea di immobili. E lì c'era anche, nel caso della questione in cui mi sono trovato coinvolto, sia pure indirettamente, e di mezzo c'erano anche i magistrati, la magistratura, che dopo decenni non ha proseguito una denuncia che era stata fatta, perché tutti pappe e ciccia tra magistrati e potere associato tra democristiani e socialisti. Chi sono questi disabili? Allora, questo almeno lo dobbiamo dire. I familiari delle persone non vedenti, che sono veramente dei grandi disabili, e che ce n'è un'ira di Dio nel Lazio, voi non avete un'idea di quanti sono, in atto della morte lasciavano, hanno lasciato, non so se continueranno a farlo, a questi istituti i loro beni. Quindi è un'eredità lasciata a un ente che apparentemente è molto positivo e molto utile. In realtà, siccome questo ente è caduto nelle mani di democristiani e socialisti, cioè un'organizzazione a delinquere di fronte ai quali, no, di fronte ai quali qualsiasi delinquente, bandito, assassino di strada è una primula. È una primula, veramente, è una stella alpina. È una stella alpina. Capito? Questi se sono impossessati, sono bagnati di tutto. Pensate che buona parte degli appartamenti del centro di Roma sono di questo ente. Cosa c'è scritto qui? Nel mirino 700 abitazioni, 700 abitazioni dell'istituto IPAP, canoni low cost e mai riscossi ai loro amici. Spunta un locale del comune affittato a un ipermercato per pochi euro al mese. Eccoli qua. Queste sono le cose. Era quella signora giovane che ha due supermercati, non uno. Sì, due appunto. Supermercati. Appunto. Io metterei sul mercato anche lei, quella se è bella, dice, la metto io sul mercato. Ma sai che ci vorrebbero? No. Nell'antichità queste persone qui li facevano immediatamente schiavi. Sì, sì. Punto. Oh, questa è l'ultima cosa che poi però dirò altre volte, perché per me è importantissima. Questo è un articolo, cioè non è nemmeno un articolo, è una lettera, diciamo, di un esterno. Che è stato scritto da Nadia Urbinati, è La Repubblica del 13 febbraio, dalla crisi può nascere la vera Europa. Guarda che l'articolo è molto bello, ve lo faccio vedere. La vera Europa è l'Europa confederale, esatto, di stati sovrani, esatto, quello che voleva Mazzini, quello che vogliamo, esatto, noi, quello che hanno sempre voluto i veri autentici patrioti, patrioti ed europeisti, esatto, contemporaneamente, senza che ci sia conflitto fra concetto nazionalistico, esatto, e concetto internazionale. E guarda ad esempio la crisi di oggi, se non sarebbe stata affrontata in maniera molto più adeguata, molto più pulita, molto più democratica, molto più popolare, se questa Europa invece di essere un'organizzazione gestita esclusivamente dagli usurai, dai finanzieri, dai banchieri, ladri, dei reclusi ai cittadini, esatto, europei. Questo, esatto, la gente non lo sa, pensa che andando a votare le elezioni europee elencano, sì, effettivamente alcune persone che vanno lì a creare, sì, a portare avanti le istanze dei cittadini e negli interessi dei cittadini, in realtà non hanno nessun potere di decidere nulla, possono solo approvare o meno quello che decide la Commissione europea nelle segrete stanze. Esattamente, Commissione europea mai eletta da nessuno. Dopodiché chiudiamo. Ciao, arrivederci, a presto.